E andiamo nella splendida Sardegna per parlare di un laboratorio tessile che non è solo un laboratorio, ma è davvero il simbolo di accoglienza e integrazione. La Matriosca, ne parliamo con la sua coordinatrice, nonché psicologa, Elisabetta Dessì. Buongiorno, benvenuta Elisabetta. Buongiorno, grazie, buongiorno a voi. Allora, raccontaci la storia della Matriosca, quando nasce e soprattutto con quale o con quali obiettivi? Allora, noi nasciamo, innanzitutto lavoriamo in Sardegna, a Quarto Sant'Elena, in provincia di Cagliari. Noi nasciamo nel 2019 grazie ad una raccolta fondi che ci ha permesso di raccogliere abbastanza denaro per partire con un primissimo progetto di inclusione sociale. Noi siamo un laboratorio sartoriale, quindi lavoriamo con richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, quindi migranti, offrendo loro una formazione sartoriale all'interno dei nostri progetti. E allora Elisabetta, partiamo anche dal nome, la Matriosca, ecco, perché comunque è molto particolare come nome per un progetto così bello. Raccontaci il motivo di questa scelta così importante. Sì, noi abbiamo scelto questo nome perché la Matrioska, quindi la bambola russa, rappresenta per noi un simbolo di accoglienza. Col fatto di essere una madre con all'interno tanti figli, per noi simboleggia non solo l'accoglienza, ma anche la vita che non ha fine, perché contiene tante storie. Quello che noi cerchiamo di fare all'interno dei nostri progetti è proprio questo: accogliere i ragazzi, accogliere le loro storie, i loro percorsi e permettere loro di avere un futuro. Quali sono i vostri progetti, Elisabetta? Allora, attualmente abbiamo appena concluso un progetto che si chiama Mensana in corpore migrantis su stoffa, cioè mente sana nel corpore del migrante, ed è praticamente la prosecuzione di un progetto che ha avviato sul territorio una cooperativa che si chiama Il Sicomoro, che ha visto come risultato ultimo quello di realizzare un vademecum, uno strumento che è rivolto sia a chi sta affrontando un processo migratorio, sia agli operatori dell'accoglienza, per in qualche modo dare un senso al vissuto che una transizione culturale può comportare. Noi all'interno di questo progetto ci siamo collocati con una collezione moda di magliette e borse in cui abbiamo praticamente riportato le testimonianze dei ragazzi che hanno preso parte a questo progetto, quindi delle frasi per noi significative di condivisione, fiducia, coraggio che abbiamo desiderato stampare su stoffa per fare una collezione moda perché potessero avere ulteriore eco e risonanza. E che cosa stanno imparando i migranti coinvolti nel progetto? All'interno dei nostri progetti noi offriamo una formazione sartoriale, quindi principalmente ci occupiamo di offrire corsi di taglio e confezione di vari livelli. Poi è ovvio, all'interno del laboratorio si imparano tante cose perché i ragazzi imparano a condividere uno spazio, a rispettare degli orari, quindi c'è tutto poi un lavoro intorno alla formazione prettamente didattica su cui costantemente operiamo. Infatti stiamo anche vedendo delle immagini che abbiamo tratto dal vostro canale Instagram, molto molto belle, quindi davvero l'idea quella di creare un laboratorio. Il laboratorio tessile è proprio, come dire, una fucina di creatività e quindi immagino che poi ci siano delle persone esperte che guidano gli allievi nella costruzione, nella realizzazione di queste opere, perché sono davvero delle vere e proprie opere d'arte. Spiegato che cosa stanno scoprendo e imparando le persone, i migranti coinvolti, ma che cosa state scoprendo e imparando voi che vi occupate di questi progetti? Allora, noi stiamo, il nostro lavoro è costantemente un apprendimento anche per noi, perché è vero che con gli anni si acquisisce esperienza, però anche è vero che abbiamo sempre da imparare anche noi. Personalmente io da questi ragazzi sto imparando costantemente a ridimensionare quelli che sono i problemi della vita. Loro arrivano qua comunque, immaginate, con un percorso alle spalle molto complicato, molto difficile, e quando sono qua sentono chiaramente una responsabilità nei confronti anche di chi lasciano nella propria terra. Cioè io personalmente sto imparando a ridimensionare quelli che sono i miei problemi e quotidianamente a ringraziare per tutto quello che ho, che è molto più di quello che a volte forse do per scontato.
Che bello, insomma, c'è davvero tanto da imparare. Elisabetta, ci avviamo alla conclusione. Voi avete lanciato anche una collezione moda con magliette, shopping bag. Vuoi aiutarci un po' a farci capire, insomma, anche i nostri amici telespettatori? Sì, allora, quella è la collezione del progetto di cui parlavo prima, Mensana in Corpore Migrantis su Stoffa. Non è l'unico progetto che abbiamo all'attivo, nel senso che noi tutto quello che produciamo chiaramente ha poi lo scopo di finanziare i nostri progetti futuri. In particolare questo progetto mira proprio a in qualche modo dare una visione dell'accoglienza che non sia per forza sempre preoccupante, sempre allarmante. Noi desideravamo, con gli altri professionisti con cui ci siamo messi in rete per questo progetto, desideravamo dare un messaggio positivo, ovvero l'inclusione dei migranti si può fare mettendosi in rete e mettendo in campo più professionisti che accompagnano questi ragazzi. Speriamo che questa collezione moda possa trasmettere questo messaggio. E quindi questo del si può fare, potremmo dire, è l'augurio, ciò che vi augurate per il futuro del laboratorio e della stessa cooperativa sociale, Elisabetta? Esatto, sì, noi è quello che chiaramente ci auguriamo, quello che speriamo. Noi attualmente siamo l'unico laboratorio sartoriale sociale in Sardegna, in una terra dove è molto complicato emergere e dove è complicato fare rete e crescere. Siamo un'isola. Questo chiaramente ha i suoi vantaggi ma anche i suoi svantaggi. Noi ci auguriamo di poter diventare a tutti gli effetti una realtà lavorativa per questi ragazzi, quindi permettere loro di avere una sicurezza economica e permettere loro un'inclusione a 360 gradi. Bene, allora dicevi che siete un'isola, la Sardegna è un'isola, però nessun uomo è un'isola, quindi questi progetti davvero danno proprio il senso a quello che fate voi, l'inclusione e il coinvolgimento di persone che hanno necessità. Grazie ancora, vi seguiremo, vi stiamo già seguendo sui vostri social, siete su Facebook, su Instagram, vi troviamo come La Matrioska, sì. Giusto, con la K. Sì, La Matrioska, abbiamo anche un sito internet che Bene. Si chiama www.laboratoriolamatrioska.com, dove costantemente anche lì aggiorniamo sui nostri progetti e le nostre iniziative. E allora teniamoci anche aggiornati, Elisabetta, anche per altri collegamenti futuri. Volentieri. grazie Elisabetta Rizzi per essere grazie stata con noi. Buon lavoro, grazie ancora. Grazie anche a voi.